Carissimi amici della pogonotomia, oggi ultima sbarbata prima delle vacanze, farò probabilmente ancora un video molto didascalico su come attrezzarsi per andare in vacanza e portarsi dietro un po' la rasatura tradizionale, in modo insomma un po' di trucchi, ma sarà un video diciamo così, estivo. Oggi facciamo un altro piccolo esperimento, come dovrei dire. Proviamo a usare un rasoio molto molto vintage, ma a mio avviso proviamo ad usare questo rasoio Star Made in USA. Eccolo qua. Rasoio brevettato nel 1912, credo 13, insomma, c'è un brevetto. Poi la datazione reale del rasoio non si sa, però comunque stiamo parlando di un rasoio molto molto vintage, che come vedete qua è aperto, così è chiuso, che monta lame particolari, monta le lame industriali, le lame GEM. Io ho trovato questa marca. Queste sono lame industriali, sono molto spesse, molto rigide, hanno un pezzo di cartone che le protegge la lama. Allora apriamo il rasoio, apriamo, scartiamo la lametta. Ecco, vedete, questa è una lama industriale proprio, eh? Spero che si veda. Utilizzo, eccolo qua. Oddio. Beh, si vede comunque. E si vede anche quanto è affilata, pur essendo grossolana, se vogliamo, perché è spessa. Come si monta? Ma facilissimamente, nel senso che ci sono due piccoli gancetti qua. Non so se si vedono del lato. Questi gancetti in avanti qua. Eccolo qua, il gancettino, sul quale noi andiamo ad appoggiare la nostra lama in modo che poi non scappi. Si vede, sì. Ecco, vedete che è appoggiato ai gancetti? A quel punto, pac! Ed è bello carbonato. Ma io ho pensato con un pettine molto 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 aperto, perché con dei solchi molto ampi, perché queste sono barbe lunghe, questo è una barba di 2 giorni, quindi non è che. Però. Utilizziamo high brush dell'Omega sintetico, quindi basta una bagnata veloce e lui è pronto. E siccome facciamo una cosa un po' piratesca, direi di usare la linea pirata dietro l'Omega. Comunque è piratesco sto rasoio, questa lama. Preleverei direttamente dalla confezione e farei un montaggio in viso per velocizzare. Vedete che già col pennello umido, sciacquiamo un po' d'acqua, e qui abbiamo l'esplosione pirata. Pirata è molto tradizionale, è molto come sentore. Io annacquerei un po' il montaggio, perché il rasoio effettivamente non è dei più. Delicati. Quindi la scorrevolezza è importante, se si impunta quello è finita. Se si impunta andiamo a proprio soccorso. Bene, sciacquata di mano,
Asciughiamo la mano perché voglio avere un grip molto solido. E andiamo con questo simpaticissimo Star. Ranza via tutto, guarda che roba. Al primo passaggio, cioè al contatto della lama con la pelle, grippa, cioè si sente strappa, poi scivola. Però l'impressione è che il taglio sia industriale, eh. Questa è una rasatura industriale. Guarda che roba. Solo il pelo, eh. D'altronde se queste rame le usano per l'industria, cioè non è che. Infatti i red point qua mi sa che fioccano. Bene, direi che il suo lavoro l'ha fatto per ora alla grandissima, fin troppo. Ci apriamo il viso. È vero liscio, eh? Già il primo passaggio. Andiamo di pelo obliquo. Rade, rade, ma fin troppo. Dire che sei delicato, però. È una barzelletta, cioè. È una lama industriale sul viso. Con tutto quello che comporta. Anche il velo obliquo è andato. Fa un rumore strano. Altra sciacquata, ultimo passaggio, ultimo regalo. Ma ormai c'è più niente. Contropelo addirittura superfluo, ma facciamolo veloce per completezza. Però ci ha già il pennello addirittura.
Ai brush che si rivela un pennello ottimo. Ok, gratta ancora, eh. Nonostante al tatto sembra che non sia più niente, lui trova. Oh, direi che risultato sciacquiamo il viso, direi che ottimo, ma il risultato è veramente buono, però cioè è un rasoio da usare così una volta all'anno perché non è proprio gestibile al massimo, eh? Cioè, bisogna fare un po' attenzione. Bene, dopo barba, continuiamo con la linea pirata. Qua abbiamo una fragranza molto classica. Anche estiva se vogliamo, eh. Quattro stagioni, direi. Fragranza che non tradisce, no? Quelle fragranze che vanno un po' bene sempre, d'estate, d'inverno, in autunno, primavera, insomma. Non è particolarmente. Adesso lasciamo un attimo riposare. Tanto ripuliamo il viso dei residui, anche la maglietta. No pain Roma. Box. Tante ci vuole con un rasoio del genere, sempre pirata. E questa qua, Skin Care Moisturizer, con pappa reale e calendula, quindi questa sarebbe molto nutriente, molto nutritiva per la pelle. Stavolta evitiamo di esagerare, ma un'altra volta con il video di emergenza e Lorenzo ci darà una cena con una marea di bottiglie di vino trentino, poi la grappa e poi il cognac che ci ha portato un francese, amico nostro, che ci ha dato il cognac e l'ho assaggiato. Chiaro che uno può anche sbagliare le dosi della Carminia Tanta, adesso non lo sbaglio più. Benissimo, io vi ringrazio ancora e ci vediamo ancora una volta prima delle vacanze e buona domenica e buona barba a tutti con questa rasatura industriale, perché questa era poi una lama che per smontarla è pericolosissima, tra l'altro, industriale. Che adesso sciacquiamo. Lei non si è fatta niente, ovviamente, cioè potrebbe fare altre 100 rasature, ma noi la mettiamo nel nostro mitico cimitero della lametta. Buona domenica a tutti!